Come promesso, se hai seguito tutta la mia avventura, eccomi finalmente a Pieve di Semifonte insieme a tutti gli FPV Boys. Sì, perché finalmente terzo meeting, ma stavolta tutti insieme. Siamo stati a pranzo, abbiamo fatto un bel pieno, abbiamo smaltito, ora siamo sul campo pronti a volare, ognuno col proprio stile, ognuno ha qualcosa da dire, qualcosa da portare in questo video per me, per voi, per tutto il gruppo. Signore e signori, bentornati in un nuovo video. FPV Boys, terzo meeting 2023. Sono Stefano del canale Stefano Stefani. Ciao, sono Mirko Bonfiglio del canale Mirko Bonfiglio, non ci si sbaglia. Ciao ragazzi, sono Salvatore del canale Salmac Production. Ciao, allora io sono Massimiliano Sigmax71 me su YouTube. Ciao ragazzi, sono Maiko, canale dei Point of View. FPV Boys, è iniziato tutto più di un anno e mezzo fa. Volo in FPV da pochi mesi, è stata molto dura cominciare. Sono nel mondo dei droni dal 2019, ho iniziato con gli stabilizzati e ora come il mio bellissimo gruppo degli FPV Boys sono con l'FPV. Mi occupo di FPV, ma di riprese col drone stabilizzato FPV da parecchi anni. È iniziata col Mini 1, come tanti, col DJI stabilizzato, poi io mi scocciavo perché sono uno nella vita corre, correvo in moto, corro un po' dappertutto, e quindi sono passato all'FPV che è tutta un'altra adrenalina. Ho iniziato in FPV diversi anni fa da solo, poi ho conosciuto questa ciurma di ragazzi. Dopo un crash e l'alto sono riuscito piano piano a introdurmi in questo mondo grazie a Salvatore e Massimiliano. Abbiamo fondato gli FPV Boys, che oggi sono la mia famiglia, si è allargata in questo ultimo anno. Però grazie agli FPV Boys è venuta una meraviglia. Adesso FPV Boys è l'amicizia, il volo, è uno spettacolo. Bravissimo. Per me volare è scoprire, condividere emozioni e un'amicizia che nemmeno una parola potrebbe descriverla. Ultimamente ho conosciuto una massa di rincoglioniti che ogni tanto ci ritroviamo tutti insieme e abbiamo la stessa passione, condividiamo stesse gioie e dolori. E ora niente, si continua a spendere, spaccare, spruzzare, divertirsi, rispendere, eccetera. E insieme a loro abbiamo iniziato a creare questo gruppo che è un bel gruppo dove ci troviamo e passiamo le giornate insieme, E oggi sono veramente qualcosa che io chiamo casa e ogni volta che vengo in Toscana loro mi accolgono a braccia aperte. Grazie a tutti, buon divertimento. Quindi vi lascio a questo stupendo contenuto e visitate il canale. Ciao a tutti. Detto questo, abbiamo messo su un gruppo di affezionatissimi amici che ogni tanto si ritrovano insieme e ci chiamiamo FPV Boys. Ma potremmo chiamarci Bistecca Boys, Cacciata Boys. L'importante è essere amici. Ragazzi, seguiteci, iscrivetevi al canale e ricordatevi, l'amicizia non ha prezzo. E quindi, alla prossima. Iscrivetevi ai canali. Ah, iscrivetevi al canale, senz'altro. FPV Boys, sempre. FPV Boys, che per me FPV Boys vuol dire innanzitutto amicizia. Amicizia e sì. Condividere la stessa passione insieme. Ciao ragazzi. Sono le persone con cui condivido la mia passione, riesco a esprimere la mia creatività, ciò che sono, e volare è la cosa che ci accomuna. Iscrivetevi al mio canale e guardate il video perché oggi ci divertiamo finalmente tutti insieme. Tranquilli, appoggiamo senza problemi i droni al microfono, tanto la macchina fa schifo, non graffia niente, figuriamoci. Dicevo, mettiamolo un altro drone sul mio cofano. Piccoletto, posso anche capirlo, ma sti stronzi qua, siete proprio dei bastardi. Voi siete due piloti stronzi. Sì, guarda là, guarda il spettacolo, guarda qua.
Ma baffa ancora. Ma cosa vuoi capire? Tu sei un babbo. Tu sei un babbo. Anch'io uno. Come va? Fa così. Volato? Stiamo divertendo. Sì? A voglia. Guarda che attrezzatura in giro. Prova. Sì. La mia macchina è l'aeroporto di tutti. Tanto per. Sei contento? Che ciao. Sei felice? Contento? Hai digerito? Ti sei felice? Sì. Hai cureggiato? Sì. Hai fatto pipì? Perché io devo avere amici così coglioni? Ma tu come fai a sopportare sto pirla? Supporti bene? No, no, risposta perché mi tromba bene. Perché mi tromba bene? Bravo, amore. Ho sentito un sensore perso. Cosa sta dicendo tuo drone? Che ne so, perché fa così. Ma non capisco. Tutto bene, come è il volo? Ma il volo è giusto, ma non si capisce perché dà sempre questo sensore perso. Guarda, io questa cosa del sensore non l'ho mai sentita. Io interpellerei Salmak. Ma non lo sa nemmeno lui. Neanche lui? Hai messo qualche sensore di movimento? No, se l'ho messo. Ah, allora è quello. Sicuro? Com'è Stefani? Tutto bene, qua si vola che è una meraviglia. Hai volato? Ho volato bene. Com'è andata? Bene, bene, bene. Sei strippato? No, tutto ok. Com'è andata? Regola. Com'è andato in Val di Non? No, dove sei andato? Val di Fassa. Come sei andato in Val di Com'è andato in Val di Fassa? Val di Fassa è una meraviglia. Bella, ti ho invidiato un sacco, sai? Tanto, tanto. Però ballate splendide, verdi. Dai, va go go. Ti ho invidiato. Per quello che so fare io. Vabbè. Un mese, qualche mese fa non sapevi neanche decollare. Bravo, bravissimo. Bravissimo, lui la prova che non bisogna mai mollare. Bravi. Bravo. Spruzzare e non mollare. Ecco. Bello. Oggi mi hai deluso. Sì, sì. Perché? Sei uno stronzo. La mia macchina non è il tuo aeroporto del cazzo, sai. Non ho fatto niente. Io sono i gommini di gomma. Ho già 3.000 euro di danni da ripagare. Se devo riniziare tutto quanto. La capoccia era forse l'unica cosa sana. Ma quando sei a far culo fa anche il cofano. Ma che cazzo ci vuole? Lascia la vernice in mano. Ma nel senso, in che senso? Morbida, morbida, cosa morbida. Tu sei un cane. Non è un drone. No, quasi a far culo. Dai, a far culo. Dimmi che tu sei rimasto integro e sano. Perché qua sono tutti fottuti. Maledettamente fottuti. Mamma mia. Ma va. Sei un animale. Pure la bottiglia sul parabrezza. Guarda il lavoro. Cioè, no, veramente. Non c'è più rispetto. Ha conosciuto una. Politicamente corretti? Sì, scorretti. Cioè, amichevolmente scorretti. No. Politicamente corretti, amichevolmente scorretti. Bello, bello, adesso lo chiami. E tu li aiuti tutti? Io? Che devo fare? Io sto pretendo una tariffa. Li manda a fanculo tutti? Sì, se lo metto. Com'è il volo? Tu a posto? Ma sì, dai. Ti sta scialli? Vado a me vola bene, ma oggi sei sciallo? Ma sì. Posso? Dove vai? Cosa fai? Cosa fai? Guarda. Ma stai prendendo? Prendi il mini. Pure il mini usi. Io questo metto nel video. Dove va l'audio? Quindi cosa fai? Faccio una valletta intorno a questo pezzo di chiesa. L'ultima volta poi siamo giocati il sole. Io penso di sì. Lo stai cercando? Faccio un gommino di bella farina come salva. Ma tu è vero che sei il freestyler del gruppo? No. Eri? Mi tutto, ormai c'è più buona niente. Eri? Mi sono quasi accasato, quindi giornalista diventa domestico. Ne hai conosciuta una e capisci più un cazzo. E che succede? Va così. Non sei più il prestato. È colpa mia. No? No. È colpa tua. Colpa mia. Quando è che mi fai i due numeri col drone? C'ho l'ultimo libro, last libro. Ti conviene fare una cosa che mi appaghi? Vai. Grazie. Veloce. Siamo in chiusura, giornata epica e indimenticabile e finalmente posso avere con me tutti i componenti del gruppo FPV Boys, tutti insieme
Dopo tre reunion ce l'abbiamo fatta, la prima tutti insieme. Grazie alle mie ferie. Com'è andata, ragazzi? Commento singolare. Stefano. Fantastico. Carico di emozioni. Singolare. Carico di emozioni. Sì, un po' di quella roba, un pompa. Stefano, Max? No, andata bene, andata bene. Sei contento? Sono contento, peccato che ci ha detto, però non è. Vuoi piangere il bigiotto, sto a parlare, mi devo sfogare. Il macellaio? Ciao ragazzi, tutto a posto, bellissimo. Sei contento? Ma sarò contento. Hai digerito la tua carnaccia? Certo, se sei contento te, sono contento anch'io. Fenomeno. Vai. Maestro? Oggi tutti i droni sono tornati a casa sani e salvi, per cui notare. Non ho lavoro per la settimana prossima e sono contento. Questa gliela appoggio perché gliela effettivamente appoggio. Grande Salma. Poi si appoggia. Caro Mirko, divertito come sempre, quindi perfetto. Da me che vi devo dire, sono strafelice avere una compagnia, anche se purtroppo un po' distanti, però qualche chilometro in macchina ne vale la pena per loro e per vivere queste emozioni. Ragazzi, questi sono gli FB Boys, iscrivetevi al loro canale, mi raccomando, magari non proprio quello di Salva che ne ha già troppi. Proprio prima i poveri, tipo me. E che è povero io? Lui ne ha 16.000, cioè lui è proprio un pagliaccio, ragazzi. Scherzo, ragazzi, supportateci, mi raccomando. E sopportateci, sopportateci. Ma quello le fanno le donne a casa. Però hai fatto una domanda, hai fatto un'affermazione. Dimmi, qual è? Hai detto che sei felice di essere qui con tutti noi. Ma sì. Ci hai chiesto se tutti noi siamo felici di essere qui con te? È vero, siete felici di stare con me? Aspetta. Ma sì! Come? Ma sì, ma dai, sì, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. Se tu fossi normale, guarda. Che maledetto. Ascolta, facciamo una cosa. Oh, fermi, facciamo una roba tipo, in chiusura, tipo Italia 1. Dai, per salutarci, facciamola come Italia 1. Sì, ma era bellissimo. FPV. Boy! Sì! Ah, c'è stato, Chioni, poi lo guardate, oh, ma che bello, oh, ma che bello, oh, mi sono commosso, oh, a fare lì, a fare le piadine, oh, ma che bello! Ciao, ciao. Questo lo vedo già in gastronomia, un FB Boys, le taglio a lettera la calma, arrivederci.